Ti so dire di cosa sa. Addirittura. Io che schifo. Madonna. Posso sfogliarlo? Il frutto dei golosi. A posto, basta. Ecco perché mi hai chiamato. Madonna, ma non è che è velenoso sto coso? Mi sembra un po'. Pronto, Joe? Oi, vado a provare qualcosa di particolare. No, non è uno sgarrone. Vieni, ti aspetto. Ma madonna, ti ho messo poco, vedo. E se si tratta di mangiare? Ho fatto le scalapieni. Mamma, quanto è finta questa intro. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video con Giovanni lo sgarrone. Lo vedete bello abbronzato. Ormai ho un nuovo nome, una volta era Giovanni Fois, il powerlifter. È quello che spinge, quello, il personal trainer? No. È quello che fa una settimana solo gelato. Ma tu sei quello. Mangia. Tu sei quello che mangi. Io vedo quello che dobbiamo provare lì. Sta anche nel titolo, immagino. Beh, chiaro, palese. Però uno di quelli, allora, due in particolare di quelli, non li ho mai visti. In realtà non ho visto niente di quelli. Da bravo youtuber, io mi sono preparato i foglietti. Ho scritto che frutti andiamo a mangiare. Tutto, certo. Sì, tutto, tutto. L'ho fatto io con Pages. Diciamo le cose base da sapere almeno. Cioè, se va cotto, che cos'è. Ok, soprattutto quello va cotto. Esatto, quello. Questo lì no, sicuro. Però. Io inizio a leggere qualcosina. Italia Dragon Fruit si caratterizza per avere un colore molto sgargiante. La sua parte esterna è infatti fucsia, squamosa e con delle parti verdi, mentre l'interno è bianco e polposo. Dragon Fruit, l'ho visto parecchie volte. In gelateria? No, non sì, in gelateria. Il Dragon Fruit, frutto della passione, no? No, non è quello. No, vabbè. Quello è il frutto della passione. Questo è un altro frutto, Dragon Fruit. Allora mi hanno ingannato. Ma giuro, in gelateria mi hanno ingannato. T'hanno Oh, c'era scritto Dragon Fruit, frutto della passione. No, 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 non è vero. L'ho visto alcune volte tipo in qualche pietanza. Nel senso, nei ristoranti ultimamente lo mettono. Mai tipo, visto. Sì, nella mia grigliata di pesce c'era appunto il Dragon Fruit. Ricorda un po' la forma della pera. Però il sapore è delicato, dolce al punto giusto e la consistenza è morbida. No, ti prego. Taglio testa e taglio il culo. Ok. Ah, e già si vede. Madò. Sì, questo è proprio. Ma prendiamo il cucchiaino e via. Esatto, l'aspetto tipico che avevo già visto era questo qua. È vivo almeno. Sappiamo che non è un altro frutto, che non è marcio. Che non è marcio. Esatto. Ma quella spiga. Lo faccio. Lo taglio così. Sì, sì. Lo taglio così. Adesso esce un bambino, ti immagino. Ma allora, sembra un kiwi bianco. Sì. E. Sembra un kiwi sa bianco. È fresco, sì. È fresco. Molto. Non l'ho mai assaggiato, non ho la minima idea di cosa sia. Io sappiamo. A questo punto non so nemmeno cos'è, perché pensavo fosse il frutto della passione. Comunque, contiene circa 60 calorie su 100 grammi. Sì, sembra molto instagrammabile, super instagrammabile. Comunque io direi che a questo frutto qua, senza stare a scavarlo, che gli diamo un mozzico. Ora ho un po' di ansia. Dai, non so cosa, di cosa possa. Ma va, ma sarà un frutto fresco, vai. Di cosa che sa. Dai. Oddio, è un dillo kiwi tu. Sciapito, è un... Bravo, non sa più o meno di nulla. Non sa di nulla, cioè è un kiwi super sciapito, non capisco, è freschissimo ed è buono. Io fresco. L'ho tenuto in frigo, per quello è fresco, ma è proprio fresco anche di sapore. Ha la consistenza del kiwi. È come se non avesse gusto, cioè non... cioè, te lo dico io, deludente. Te lo descrivo io. Come guardare Annabelle 3 al cinema, il tuo amico ti dice è bellissimo il film e poi è una cagata. Io t'ammazzo! Ci seguite su Instagram, lo sapete già. Super piacevole però, niente di che. C'è anche chi la serve addolcita con un po' di zucchero e arricchita con succo di limone. O all'interno di macedonia di frutta si presta anche alla realizzazione di dolci, cocktail, frullati. Io lo proverei con limone. Ce l'ho. Bene. Arriva un limone dalla regia. Taglia il limone in verticale. È come con le ostiche, no? È uguale, è un'ostica. Allora, dai. Proviamo col limone, dai. È un kiwi con sopra il limone. No, è esattamente quello di cui sapeva prima. Con del limone sopra, quindi niente limone. Mischiato con nulla. Tu mangia il limone uguale. Non compratelo, ragazzi, non riesco... risparmiatevi 10 euro. Eh? Eh sì. No, aspetta, quanto hai pagato? 10 euro. Secondo frutto che ti voglio far assaggiare. Quello a sorpresa. Quello a sorpresa? Vai. Allora, questo qua è un frutto che io ho trovato, non posso neanche dirti dove l'ho preso, perché in realtà me lo ha portato mercato, una persona... Al mercato nero. No, non è quasi, arriva da Bologna però, sappilo. Ok. È un frutto particolare e è un'incognita anche per me, perché non l'ho mai assaggiato. Ma sono curioso di sapere com'è anch'io, giuro. Ma almeno il nome.
nome non si può sapere. Sembra vediamo. Una rap, non so cosa sembra. Non lo so, a dire il vero sembra tipo una cipolla. Però per me è la cipolla. Dici che è una cipolla? È una cipolla. Madonna, ma è tipo una barbabietola dentro. Oddio, non so se voglio mangiarlo. È tipo una barba. No, ti assicuro che è commestibile ed è dolcino. Puoi mangiarlo? È un... Oddio, non capisco se... Perde sangue, tipo. Non no, ragazzi. È brutto questo. No, questo è palesemente il colorante per fare i film horror. Sembra tipo la coppia di una rapa. Taglio in quattro. Questo si mangia così, si mangia crudo. Lo so, lo so. Da provare, non lo so. Lo so. Dai, proviamo. Vado. Tre. Ma manco... Un po' di preparazione. Sereno, dai. Non lo so, non sa di nulla. No, aspetta. È una carota. Non l'ho mangiato. È una rapa rossa. Mai visto una rapa rossa prima. Lo giuro, non è male, è molto meglio del Dragon Fruit, non sto scherzando. Assaggia e dillo, te lo giuro. Ma le rape crude si mangiano? Non è buona. Volevo farti una scherzone più cattiva, non ce l'ho fatta. Potevi farlo tipo con... È buona davvero, cazzo. Vabbè, questa sa mangiare. Il problema di questa sai qual è? Se ti tocchi puoi buttare la maglietta. No, io serio. No. Il prossimo frutto che voglio farti assaggiare è questo. Alcuni di voi già lo conosceranno. Tu lo conosci? L'ho visto in un po', penso. Ti do anche il foglio, però stavolta lo leggo io. Platano. L'avevi immaginato? Allora, sì, dai. Te lo giuro, io non ho mai visto in un platano. Ok. Ma io vedo la foto, è una banana. È una banana. Allora, praticamente... Questa ti sembra una banana? Sì. È un frutto, cioè, ci assomiglia al... No, non ci assomiglia. Che banana è un... Non ci assomiglia. Il platano è un frutto tropicale ricco di amido del genere musa, forma fusolata, leggermente ricurva, massimo 40 cm, buccia spessa, color tendente al giallo. Appartenente alla famiglia delle banane, frutti... Vabbè, palesemente africano. Sì. Massimo 40 cm, palesemente africano. Ah, ok. Il fun fact è il frutto esotico più consumato al mondo. Il platano. Eh sì, perché si vede tipo che in Sud America... Perché io non l'ho mai visto in vita mia. Staccano dalla pianta e lo mettono. In logica non si consuma crudo, ma si consuma cotto. Cioè, quando è in queste condizioni, che questo qua è palesemente acerbo, cioè non è assolutamente maturo, va consumato cotto, come fritto, al vapore, bollito. Per cui fritto. Io l'ho assaggiato quando sono andato a Los Angeles con Vale ed è buoni. Fritto è la morte sua, proprio la morte. La morte sua. Wow. Centrale, sì, uguale. È durissimo. Oh mio Dio. Però fa un pochino di... Schiuma. Cioè, vedo... Esatto, vedo della schiuma. Hai presente quando tagli del legno? Ma la Madonna, è così duro. Aspetta, ma... la Madonna! È solo la parte fuori, poi dentro si spezza. Madonna, allora, sì, è tipo... È tipo una banana acerba. Ma sa di... Tu non vuoi mangiare crudo? Provo a sbucciarlo, ci penso io, perché sennò Giovanni non ce la fa più. No, maturarsi. Sì, sì, sì. Il la punta sta iniziando a maturare. Il problema è che se aspettavamo che maturasse questa, andava male questa. Esatto. Ma visto che il titolo è questo, e voi volete vedere solo questo, tra poco sul canale, cioè tra poco sul video. Continuate con la visione. Continuate con la visione. Spot pubblicitario per voi. Se volete acquistare della roba su MyProtein, trovate il link in descrizione. Comunque, sono sicuro non fosse rossa. No, esatto. Infatti la rapa viene usata come colorante. Te l'ha detto prima Vale. Ci proviamo? Dai. Allora. Dio, che schifo. Allora, Madonna. Posso sculiarlo? Posso? Ok. Che schifo. Che merda. Casa. Ti spiego io il motivo. Sembrava di mangiare un tocco di farina andato a male. Un mix tra tipo del compensato e della... Un compensato pieno di acqua di banana. Non... Proviamo a cuocerlo. Però facciamo che lo mettiamo nel microonde. Sì, sì. Lo cuociamo come una patata. Lo buco. Porca miseria, ma è duro come la matta. Saranno tutti gli esperti. No, non l'avete mangiato così. Ma voi l'avete fatto così. No, noi lo facciamo così. Ecco. Avvolto nello scotex, acqua, microonde. Se va male, ecco qua. Ecco qua, ovviamente di vapore. 5 minuti in microonde. Ah, madonna, se si scotta. Scotta. Speriamo sia cotto. L'odore. Sa di qualcosa di
L'odore promette meglio, ma sa di patata. Sì, l'odore della patata. Ma è che la carta rimarrà attaccata. Mi sa è di un sì. metodo sbagliato. No, è giusto, solo che andava fatto con un panno di quelli. Oh madonna, ma si è seccato tutto. Come se... Oddio, è secca. È secchissimo. È un pezzo. È un pezzo di legno che. Madonna! Non, è impossibile, non si. Guarda! Sa di legno! Dai, il legno! Mi sa che la cottura al microonde non. Allora, vabbè, ascolta, senti, facciamo così. Esatto, quello che volevo fare. Ci sta provando? No, non, no, è impossibile da mangiare, zio. Zio, è un pezzo di legno. No, 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 non si può fare. Oh. non me lo dire. Te lo giuro. Devo farlo. Tieni in bocca. Ti giuro, è buono. Non lo mastiderai mai. Però. Non so di che sta. Non riesco a. Cioè, lo vedete che è praticamente un pezzo di legno. Io l'ho mangiato. Un pezzo ricompensato. Hai presente quando mastichi i semi del popcorn che non sono scoppiati? Mi dà quella sensazione. Ma chi li ha mai masticati i semi del popcorn non scoppiati? Tutti, si vede nei commenti che l'hanno fatto tutti. Che schifo, madonna. Ci siamo, tieni, frutto al cioccolato. Io ti leggo la descrizione fatta da Michael copiando e incollando le pagine che si trovavano su Google. Frutto della pianta del cioccolato, una polpa di color marrone scuro che si presenta pastosa. Sapore dolciastro e consistenza ricordano crema al cioccolato. Infatti dicono che sia un frutto che sa di... Pudding al cioccolato, di budino al cioccolato. Potevi dirlo in italiano. Budino. Per questo motivo viene usato nelle mousse oppure spalmato su pane e biscotti. No, è l'altrantina. Sulle gallette, sulle fette biscottate. Sulle fette biscottate. Quelle aperte, quelle lì. Frutto rotondo assume una colorazione verde chiaro che si scurisce e vira verso il marrone una volta raggiunta la maturazione. Si sta iniziando infatti a maturare. Speriamo che sia maturo. La consistenza può ricordare molto da vicino quella di un caco, un frutto il cui sapore non è sempre particolarmente apprezzato. Puoi dire? Caco. Caco in un video. Sì. Censurato. Demotivazione. Il gusto del frutto dell'albero del cioccolato è inconfondibile. Ecco perché potremmo definire lo zapote nero il frutto dei golosi. A posto, basta. Ecco perché mi ha chiamato. Finita la descrizione. Ok. Mi sembra un po'. Allora, ha un bel aspetto. Sembra maturo. Ha un bel aspetto. Secondo me stava iniziando a maturare. Non so se è del tutto maturo. Ma noi l'abbiamo aperto e quindi. Ormai. Comunque sta iniziando ad ossidare. Subito, madonna, va diventa instant proprio. Meglio, nero, perché nero. Per la copertina è meglio se sia un po' più scuro. Vero, non lo so, lo vedo più mela, perché fa acqua, più mela che budino. Però vabbè, proviamo, dai. Se non è buono. Dovrebbe sapere lo stesso di cioccolato, sicuramente sarà meno dolce. Guarda, se veramente è buonissimo e sa veramente di cioccolato, lo porto in Italia. Azienda agricola Foisnato. Spampois. Minchia, Spampois. Spampois è meglio. Commentate con, se siete arrivati fino a qua, commentate con Spampois. Ma tu ti immagini uno che non è arrivato a quel punto e legge Spampois. Io non dico guarda, Spampois. Proviamo, dai. Vai. Allora, è facile dirti che non è maturo. Ora... Che schifo! Mamma, che merda! Ti so dire di cosa sa. Io ti so dire esattamente cosa sa. Di svelto. Mi sa È indescrivibile. Fa schifissimo, madonna mia! Basta più la saliva. Ti prendi l'acqua. Non sta venendo a vomitare. Te lo dico. No, ma poi in bocca lascia tipo tutto il... Acido. È acido. Versivo acido. Madonna. Non devo vomitare. Io ti giuro, tu lo sto tu lo devi assaggiare solo per la scena, per la scienza. Non farò mai. Devi fare come scherza qualcuno questo, subito, chiamo qualcuno. Zio, chiami. Abbiamo assaggiato la cosa più buona del prodotto. Posso chiamare il mio produttore in diretta, quello che me l'ha mandato, e gli dico che ha fatto cagare? Mi brucia la gola. Sì, brucia la gola. Oh, mi brucia la gola. Brucia la gola. Punto acerbo. Vai, sparalo sulla fetta biscottata, vai. Ti ricordi Spampois? Io c'ho un po' ripensato. Mi sa che Spampois è un progetto che salta. Ma mi brucia la lingua, ma c'ho qualcosa sulla lingua? È sì, gialla. Tutto gialla. È gialla, anche la tua è gialla. Madonna, ma non è che è velenoso sto coso? Infatti ci sto pensando, non è che è velenoso? No. Ciao Tommy.
Ciao, tutto bene? Tutto bene, tu come stai? Bene. Io un pochino meno bene. Abbiamo appena mangiato il tuo frutto e praticamente ci siamo avvelenati. Cioè? Sa tipo di acido. Non sa minimamente di cioccolato, mi sa che l'abbiamo mangiato acerbo forse. Ma questo non lo so, però... Non è che mi hai mandato un pezzo di cianuro, vero? No. Ok. Mi ha dato molti dubbi anche a me. Ma allora perché non me l'hai detto? Sono davvero giallo? Sì. Sei giallo? Giallo? Aspetta. No, anche il ti viso. Faccio... Vado a sciacquarmi un attimo. Non so davvero cosa dire. Sono un po' deluso di questo frutto al cioccolato. Speravo fosse una hit incredibile. Io quando mi hai chiamato frutto al cioccolato ho detto minchia, non riesco a immaginare un frutto che sappia cioccolato. Infatti non sapeva di cioccolato, sapeva di acido. Lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video in cui ci affoghiamo e quasi moriamo con dei frutti esotici. Mi ammazza. No, grazie. 20.000, già vi portiamo un altro video in cui testiamo qualcos'altro. Qualcos'altro. Scrivete voi nei commenti. Vi viene in mente una verdura che magari è particolare. Un frutto esotico buono. Posso avere un frutto esotico buono? Dragon fruit. Ecco. Minchia, sapeva di... Grazie mille a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. E come mangiare dello svelto solido? È dello svelto solido. Aspetta, possiamo... Sì. No, aspetta. Vai. Coperto bene.